Buonanotte, bella ragazzi, qua oggi, oh my god, oggi sono da solo ed era da un macello di tempo che non vi portavo un video. Perché infatti cos'è? Sarà una settimana, settimana e mezza che appunto non stavate più vedendo video inerenti a FIFA. Perché alla fine ho caricato un vlog 3 giorni fa e poi i 3 giorni prima mi sembra che non abbia caricato nulla. Quindi oggi settimana importantissima, perché come potete ben vedere ho scritto sulla pagina Facebook, o meglio vi ho fatto una promessa. Vi ho promesso che appunto in queste vacanze di Pasqua vi portavo un video al giorno e direi di iniziare a mantenerla. Quindi eccoci qua oggi con questo nuovo video che ragazzi è tornato finalmente Road to Glory, che l'avevo un attimo interrotto a causa della Coppa di San Patrizio, poi non l'ho più ricominciato e dato che appunto è stato richiestissimo ho detto ma dobbiamo farlo ricominciare e quindi eccoci qui. Prima di iniziare però vi volevo dire un paio di cose, perché alla fine se mi vedete con la vestaglia e il pigiama perché mi sono svegliato da pochissimo, con il cappello perché ho dei capelli imbarazzanti. Ultima cosa, anzi ultime due cose, ragazzi, oggi è il compleanno di mamma Axel, quindi voglio un macello di auguri nei commenti. E come seconda cosa, guardate un po', così per la felicità, ieri sera, tipo, ero sul letto, mi si è distrutto il telefono. Come potete ben vedere, non so se state vedendo, però mi si è sfasciato, non si accende, cioè fa solo così, era fermo su WhatsApp e non riesco più a schiacciare nessun tasto. Quindi, non una buona cosa, consigliatemi però nei commenti un telefono che costi pochissimo, perché infatti Devo prenderlo e dovendo prenderlo e voglio prendere uno che costi veramente stra poco. Non entravo da così tanto che devo iscrivermi a PlayStation Plus. Ottimo. E ce l'abbiamo fatta, quindi andiamo a giocare questa nuova partita. Era un macello di tempo, sono veramente contento che sia tornata questa serie. Quindi cerchiamo subito il primo avversario. Oddio, l'abbiamo trovato. L'abbiamo trovato ragazzi, finalmente, incredibilmente. Andiamo a vedere la squadra. È da un macello di tempo che non gioco all'Ultimate Team perché mi sto dando alle stagioni 4-3-3 della Bundes. Noi abbiamo tipo 60 giocatori bronzo, ma fa niente. Ragazzi, poi non so se l'ho detto, vi invito cortesemente a lasciare un bel mi piace, che io vi ho fatto questa promessa, però voglio anche sentire il vostro supporto. Ottimo così, Paulsen. Dio mio! Oh mio Dio! Brighton United, quinto minuto! Che golazzo imbarazzante, non si capirà più niente. Buono così, siamo tornati alla stragrande. Attenzione! Oddio mio, già 1-1! Che partita! Kaiser! Madonna, Kaiser si sta sacrificando un macello. Corre un sacco! Il Paulsen! Tutti! Dio santissimo, palo! Dai, sì, così! Così, 1-2 palla per Brightwit, dove vai? 2-1 al 22esimo. Mamma mia, Brightwit è un fenomeno. È un cavallo. No, il cavallo mi sa che fosse Paulsen. Lui era la roccia, non mi ricordo. Boh, ragazzi, la squadra sta macinando calcio e un po' di pallavolo. Dai, Paulsen. Madonna, l'abbiamo chiamato il Paulsen. Paulsen vuole far gol. Paulsen è scattato così. Oddio. Marwan Fellaini! Ancora Fellaini! Ancora sempre lui, Marwan Fellaini! Ottimo così, Brightwaite è stato potato! L'hanno potato in ospedale! Dai, Eriksen la metterà là nell'angolino! Lo vede! L'ha visto! Ha visto! Non è proprio nell'angolino, ma 3-1 al 53esimo! Buono così! Ah, ci siamo scordati che proprio il Paulsen si è fatto male! Però lui si diverte con poco. Cioè anche segnare così va bene. 4-1. Il Paulsen l'ha stragiato. Noi vogliamo Brighton e fare. Madonna mia. 5-1. Ragazzi, Brighton e Fellaini sono due afro che sono d'obbligo. E ragazzi, la partita è finita. Abbiamo vinto 5-1. Cioè l'abbiamo annichilito. Abbiamo fatto un ritorno che scoppia coi botti. E adesso direi di andarci a fare qualche bella questione. Allora, abbiamo 3800 crediti, direi, dato che ho in mente di rivoluzionare la squadra, non perché non mi piaccia, ma il Paulsen mi sa che lo dovrò un po' togliere perché ho in mente una squadra un po' diversa. Più che altro non di toglierlo, ma di fare un due squadre, una costituita da un tipo di giocatore e un'altra da un altro. Allora, primo acquisto, direi di andarci a prendere Oscar Trejo, che mi darà doppia intesa a Brightwaite. Come secondo acquisto invece prendo un giocatore che mi ispira a un macello, Batshuayi,
So che non sto molto contando, non sto molto dando importanza all'intesa, perché infatti mi conveniva magari prendere un terzino come oppure un difensore. Però Batshuayi, mi ispiro Masiello, voglio provarlo e sarà lui che appunto sostituirà in alcune partite Poulsen. Direi proprio di sputare in faccia all'intesa, torniamo ad avere 65, ma questa è la squadra che voglio provare perché ne ho in mente una che vi assicuro sarà un qualcosa di spettacolare. Maglia ignorantissima. Andiamo a vedere la squadra del nostro secondo sfidante, centro d'intesa 81 di valutazione. Mio Dio, questo è forte, secondo me, perché è una squadra... Beh, ha quel Theodore Walcott in attacco che mi fa paura. Perché ho detto Theodore? Non lo so, perché lui si chiama Tio. Vabbè. Oh my god. Dai, oh, è andato dritto. È andato dritto! Madonna, che nervi quel Walcott lì. Dai, Batshuayi, dai che ce l'hai il tocco. Dai, Batshuayi, cosa? No, vabbè, il suo portiere è Gesù. Ma dai, punizione da qua, era rigore. Adesso Eriksen ci deve fare schema, ragazzi. Sto mettendo in atto uno schema micidiale. Guardate un po'. Così, e secondo il 1-1 è il 39esimo iniziato. Sempre lui, Marouane. Quanto è forte. Dai. Oh, è velocissimo, è troppo veloce. Benaglio, madonna, che fondo schiena. Due volte è salito. No, ragazzi, 9 tiri, ho fatto 8 in porta. Lui 3-1 e sta vincendo 2-1. E loro migliorano il price range. Dai, grandissimo Batshuayi, fatti valere, bella, bellissima azione, 2-2, 49esimo, così vi voglio, così. Madonna, 3-2, 52esimo, che golazzo, buono così. Oh my god, sono un ritardato, non ci credo. No. Fagli andare, arbitro, ti prego. Perché è passata? Dio santo! Parteggiato una partita che ho dominato, ragazzi, mi fa arrabbiare sta cosa. 11 tiri in porta a 3, 13 tiri a 7 e ho pareggiato. Dio fauno. Comunque, ragazzi, detto questo, spero che il video vi sia piaciuto. Adesso devo andare, perché come ho già detto più volte, oggi è il compleanno di mamma Axel, quindi top. Lasciate un bel mi piace, spero, o meglio, cerchiamo di raggiungere la 3000. Se non ci arriviamo, fa niente, domani vedrete comunque un nuovo video, perché ve l'ho promesso. E detto questo, io vi saluto e dico, potete apparire nel prossimo video. Ciao a tutti!